Allora, oggi procediamo al sorteggio per numero 4 concorsi di dirigente medico per un posto di disciplina di medicina fisica e riabilitazione, poi medico di medicina interna, medico di radiodiagnostica e poi per il concorso per due medici di farmacologia e tossicologia clinica o medicina interna o organizzazione di servizi sanitari di base o psicoterapia. La commissione dà atto che la data di questi sorteggi era stata pubblicata per il concorso di medicina fisica e medicina interna sul bollettino ufficiale della regione numero 5 del 30 gennaio, per il concorso di radiodiagnostica sul bollettino numero 6 del 6 febbraio e per il concorso di farmacologia e tossicologia clinica sul bollettino numero 7 del 13 febbraio. I sorteggi in questione sono stati rinviati a seguito dell'emergenza Covid-19 mediante pubblicazione di comunicazione sul sito aziendale in data 18 marzo, in data 26 marzo, e la data del nuovo sorteggio che facciamo oggi è stata pubblicata sul sito in data 9 aprile. I sorteggi saranno effettuati dall'elenco nominativo del personale dipendente della regione, inserito nell'elenco dei direttori di struttura complessa, e verranno estratti tre nominativi: un componente titolare, un supplente e una riserva da utilizzarsi nel caso di indisponibilità sia del titolare che del supplente. La Commissione prende atto che i dirigenti medici responsabili di struttura complessa inseriti nell'elenco regionale sono 17 per la disciplina di medicina fisica e riabilitazione, 30 per la medicina interna, 23 per la radiodiagnostica e 74 per farmacologia e tossicologia clinica o medicina interna o organizzazione dei servizi sanitari di base e psicoterapia. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate utilizzando 10 numeri da 0 a 9 che inseriamo in questi contenitori e estrarremo tanti numeri quante sono le cifre che compongono il numero massimo sorteggiabile. Quindi il primo numero contraddistingue le unità, il secondo le decine, fino a ottenere un numero rientrante in quello dei candidati all'estrazione. Quindi iniziamo dal concorso per il dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, dove i direttori sono 17 e cominciamo con il titolare. Unità 5. Lascio fuori. Sì. Decine. 8 non valido. Nove non valido. Quattro non valido. Zero valido. Quindi il numero 5 che corrisponde a Iacomussi Tiziana ASL, città di Torino. E supplente. Unità 3. I voti della regione, sappiamo già chi sono, sì. No, mai. No, solo per vedere se erano troppo. Decine, 7, non valido. Cinque, non valido. Due, non valido. 8 non valido, 9 non valido, 4 non valido, 6 non valido, 0, 0 3. Il numero 3 corrisponde a Colla Livia, ASL di Alessandria. Riserva.
unità 2, lascia fuori, decine 0, 2 corrisponde a cane Luciano, ospedale Mauriziano. Punto, possiamo procedere per la medicina interna, dove abbiamo 30 numero 30 direttori inseriti nell'elenco. Unità, quindi titolare 7, decine 2. Valido, 27. Sì, 27 corrisponde a Re Roberta Asle di Vercelli, supplente. Unità 6, decine 0 06, corrisponde a D'Aquino Stefano, ASL di Vercelli. Riserva 3, lascio fuori. Sì, tanto il 30 non è più. 23 Norviato Claudio Mauriziano. 23. E procediamo per la radiodiagnostica. Quanti sono? Che sono 23. Unità. Unità. Titolare. 0. Decine 5, non valido. 1, 10, quindi 10 corrisponde a Davini Ottavio, ASL Città della Salute. Supplente. Unità 2. Sono 23, no, sono 23, no, allora la devo 6, non valido. 9, non valido. 2, valido. 22, giusto? Sì. 22 corrisponde a Valdano Giacomo, ASL Città di Torino. Vado con la riserva. Unità 1. Decine 4, non valido. 8, non valido. 1, valido. 11 corrisponde a De Bernardi Stefano Biella. Okay. Procediamo con l'ultimo di questi, che è quello per la farmacologia e tossicologia, dove abbiamo nell'elenco 74 direttori. 74. Sì, titolare, unità. Unità 7. 74 da noi. Sì, quindi la giro. 9. Vai. 6, valido. Sì, 67 corrisponde
a Norbiato Claudio Mauriziano. Conosciuto anche come medicina interna. Sì, sì, perché medicina interna. Norbiato Claudio. Sì. Supplente. Supplente. Unità 1. Decine 2. 21. Corrisponde a Magro Emanuele. E non compare. Sì, scusa, Torino 4. Magro. 4. Riserva. Unità 9. Decine 2. 29. 29, supplente Caruso Giovanni, no, riserva Caruso Giovanni, asito 4, disciplina. 29, Caruso, to 4. 29. Quindi abbiamo terminato le operazioni per questi 4 sorteggi, proseguiamo con l'ultimo sorteggio che ci resta da fare per oggi, per l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina interna di Mondovì. Diamo atto che la data del sorteggio è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione numero 9 del 27 febbraio e procederemo al sorteggio di 3 direttori della struttura complessa nella disciplina oggetto dell'incarico da conferire tra quelli iscritti nell'elenco nazionale istituiti presso il Ministero della Salute, che è costituito dall'insieme di tutti gli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa pubblicato nella apposita sezione sul sito www.dati.salute.gov.it e viene utilizzato l'elenco che è disponibile in data odierna a questo indirizzo. Diamo atto che qualora fossero sorteggiati 3 direttori di struttura complessa della Regione Piemonte non si procede alla nomina del terzo sorteggiato, ma si prosegue fino ad individuarne almeno uno direttore di struttura complessa in una regione diversa. Per ogni componente titolare sorteggeremo un componente supplente e una riserva. Effettuiamo sempre le operazioni utilizzando i 10 numeri da 0 a 9 e quindi procediamo. Diamo atto prima di tutto che l'elenco è costituito dal numero 376 nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto della selezione medicina interna e quindi procediamo con i titolari. Unità 9. 376. Decine 1. Per le centinaia 0, quindi 19 corrisponde a Baldini Vittorio SST di Monza. Secondo titolare, unità 2, decine 9, centinaia 6, non valido. Due, valido. 292. Quindi secondo titolare corrisponde a Pradelli Marcello, ASL di Modena. Terzo titolare. Unità 0. Decine 1. Centinaia 4. Non valido, giusto? No. Sono 376. 0, valido. Numero 10 corrisponde a Angelici Stefano, Regione Marche.
procediamo con i supplenti. Unità 9. Decine 2. Centinaia 5, non valido. 0, valido. 29 corrisponde a Beneduce Flora, Regione Campania. Secondo supplente. Unità 6. Decine 0. Centinaia 1. 106, quindi secondo supplente. De Franceschi Teresiano, Regione Liguria. Terzo supplente. Unità 8. Decine 5. Centinaia 9, non valido. 5, non valido. 2, valido. 258. Il terzo supplente corrisponde a Pagani Mauro, Regione Lombardia. Procediamo con le riserve. Unità 0. Decine 4. Centinaia 1. 140. Quindi prima riserva corrisponde a Fusetti Patrizio, Regione Lombardia. Fusetti, seconda riserva, sì. 5. Quindi 45. Seconda riserva corrisponde a Bova Carlo, Regione Calabria. Terza riserva. Unità 8. Decina 3. Centinaia 9, non valido. 1, valido. 138. Quindi terza riserva corrisponde a Fumagalli Sandro, Regione Lombardia. Diamo atto che in caso di indisponibilità o incompatibilità di tutti i commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio, come previsto dal bando, verrà ripetuta ogni 15 giorni il lunedì con le stesse modalità che abbiamo seguito nella data odierna, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. A questo punto sono le 9:30 e possiamo dichiarare terminate tutte le operazioni di sorteggio della data odierna.